Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova parte di Pokémon Xenoverse, nonché la quarta. Allora, ho allenato non molto in fondo la squadra, eh. Abbiamo Elite Delta, comunque la D che sta sulla grafica è per Delta, ok? Elite Delta livello 9, Shulong è rimasto sempre all'11, Sparkle al 12. Vedete, qui è davvero faticoso allenare i Pokémon ragazzi, Comunque... diciamo ci verso la palestra, perché l'altra volta abbiamo battuto un solo allenatore. Inoltre ho cambiato il font, ora il font di rosso fuoco e verde foglia, cioè la scritta è in modo di rosso fuoco e verde foglia. Qui c'è una Powerball che contiene una pozione. Entriamo dentro la palestra e sfidiamo lui a questo punto. Ok, sentite, c'è la musica della palestra, non è che mi ho mica tanto, però c'è la musica della palestra invece della musica da combattimento e io non ci posso fare niente. Facciamogli un bacio che ho spostato opportunamente per primo. Non risolve neanche metà vita, lui sa escita e gli sale l'attacco speciale. Ok, come sempre ragazzi vi invito a lasciare un bellissimo like per questo episodio, di iscrivervi se non l'avete ancora fatto, ma soprattutto ad andare a visitare la pagina Facebook Weddle, che sono i creatori di questo gioco, e anche il canale YouTube, che sono in descrizione, e in descrizione c'è anche come scaricare la demo se vi piace. Ok, io lascio Elekid per allenarlo, perché so che il capo palestra è tosto, è davvero davvero tosto, quindi potrebbe metterci in serie difficoltà. So anche che ha un Pokémon Delta ragazzi, capo palestra, quindi preparatevi, fan delle novità, perché arriverà un nuovo Pokémon Delta inaspettato. Anch'io quando me l'hanno detto non ci credevo, non ci pensavo, e anzi lo volevo subito, però non si può catturare. Un attimo che abbasso il volume qua, perché sto diventando sordo e non sale per pochissimo. Elekid, attenzione, come si va qua ora? Come si passa? Come cavolo si passa? Ok, così si passa, benissimo. Piccolo bug, attenzione. Via, parte la sfida col capo palestra. No, scherzavo. Ah, ok. Ehi tu, hai disturbato la mia meditazione. È la stessa musica che c'era dal karateka, quindi se non mi hanno sbagliato dal karateka a mettere questa musica. Danilo. Lui manda Flabebe. Facciamogli smog, che è superficie su Flabebe. Sempre se c'è ancora il tipo folletto. È superficie, ma non gli fa assolutissimamente niente. Ok, ecco, ha fallito. Dicevo, hanno annunciato la forze e le debolezze del nuovo tipo suono, il nuovo tipo Pokémon Xenoverse, quindi ve le resterò qua nel video, le forze e le debolezze del tipo suono di Pokémon Xenoverse, che secondo me è una delle più grandi novità di questo gioco. Inoltre hanno annunciato tantissime novità, che però lo vedete nella seconda demo, che uscirà a, se non mi sbaglio, novembre 2015, e che si sta a usare le Powerball, e che farò anch'io, cioè farò la demo di Pokémon Xenoverse, la demo number 2, quindi la demo numero 2, che spero sarà un po' diversa da questa, perché ci faranno iniziare un po' dopo e non ci faranno fare le stesse cose e in aggiunta altre, perché l'ho appena fatte, anche se sarebbe grande. Se ci vanno a scegliere un altro starter, io sceglierò quello d'Elva,
che Shileon si chiama, non me lo ricordo. Mi ricordo tutti gli anni il mio, tranne quello d'acqua. Ok, con Fustafa ci fa meno che colazione. Meno male l'abbiamo scottato, perché... Che poi l'abbiamo scottata con la... Oh, critica grande, Erid. Speriamo che non usi un'altra pozione, perché se no c'è da fare una fatica. Ok, noto saputo che su questa demo c'è anche un easter egg. Che vi farò vedere. Perché secondo me è una ganzata l'easter egg. Muori, grazie. Sali, Elid, sali. Di tanto, spero. Ok, sarà al 10 e non sarà all'11. No, non cambio se mette Bulbasaur. Allora, la pagina... Questo gioco, vi ricordo, è stato sviluppato da Weddol, che è una pagina Facebook. Se l'andate a vedere, c'è tutti i commenti, cioè tutti i post. Oddio. Dice, c'è tutti i post anti-Bulbasaur, cioè loro odiano Bulbasaur. Come state? E se non mi fanno bene, però... e però ce l'hanno messo nel loro gioco Bulbasaur. Come funziona la vista della rossa? Ok, ha solo due pozioni, quindi non usare. Io direi di mettere Sparkle, perché Shulong sarebbe meglio non metterlo contro un Bulbasaur. Non so voi, però a parte solo per il fatto che ci ha morso, poi non cacchierola. Ragazzi, riduttore fa e fa parecchio. Se non mi fa critica, comunque non vado KO, non dovrei andare KO. Facciamo beccata nella speranza di non lo manderò KO, però lo so vivo. Sonnifero tra due, ah no, attacco fallito, quindi meno male. Inoltre non fa più brutti colpi, cioè non ha molte probabilità di fare brutti colpi, perché gli è svanita la fortuna. Ok, ci sale Elkid, ecco, ci manda Spiritomb, ragazzi. Io contro Spiritomb metto Elkid, sì. Comunque state attenti a Spiritomb, ragazzi. Non è il solito tipo spettro come vi aspettate, ma è Danilo manda Spiritomb e è Spiritomb Delta, ragazzi. Prende il tipo erba Spiritomb Delta, cioè è tipo erba puro. Poi vi devo far vedere anche un'altra cosa, comunque me ne stavo scordando, e vi devo far vedere un'altra cosa. Quanto ci toglie? Ma non poco, Ok, io mi ricarico con una pozione. Ok, ci siamo ricaricati i PS e lui usa assorbimento ancora e fa un critical. Ok, ora sarà 100 volte più difficile sconfiggerlo, ma comunque. Ok, facciamo ribascere, non gli toglie molto, anzi non gli toglie quasi niente. Frustata non ci toglie quasi niente, ragazzi. Speranzosi che non ci faccia morire, andiamo avanti. Con assorbimento spero non ci faccia morire, appunto. No, 4 PS ci sono rimasti. Consumiamo l'ultima pozione che ci rimane, ahimè. Su Elkid naturalmente, e lui ci va Frustata, se non ci fa anche Crisia non ci fa molto, infatti. Inoltre è stato bruciato, che fortuna, meno male è stato bruciato, culo. Ok, bracciare ancora. Lui ci va assorbimento, riprenderà un po' di vita. No, naturalmente quella che riprende l'assorbimento gli viene tolta, anzi gli viene tolto di più con la scottatura. Ok, io penso un colpo, poi la scottatura andrà a KO. Ecco, però con assorbimento non lo so. Perché lui difende e non va a KO con la scottatura. Ma ci pensiamo noi a farla andare a KO. Infatti va a KO con il mio attacco. Credo che guadagnerà molto, perché è infatti 1121 e impara finta. Finta, io lo insegno, era scritto in tedesco prima. Finta io lo insegno al posto di fulmine sguardo. Ok, sale fino al 13, sale non sale al 14.
Vedo che il tuo spirito è molto più forte e potente del mio, te la sei davvero meritata. Prendi pure la medaglia Tulipano. Matti, tieni la medaglia Tulipano. Ok, sono proprio curioso di vederla sta medaglia Tulipano. Sì, andavo nella borsa. Ok, quella semplicemente. Ok, vi faccio vedere il Pokédex perché durante l'allenamento ho incontrato nuove specie di Pokémon. Oltre a spirito, ovviamente, ho incontrato Tranpille, che non è altro che un bruco con la faccia di un Charizard. Molto semplicemente è questo. E ho scoperto che ci sono parecchi bruchi con facce diverse, visto che c'è la faccia da Charizard. E poi ho dato Yemin, che è un Pokémon lotta normale. Secondo me, io non me lo sono messo in squadra perché non mi sembrava corretto, però sarebbe ganzo da metterselo in squadra. Infatti penso di farci un pensierino nella... Annuncio importante, siamo lati di annunciare che abbiamo completato i preparativi della nave. Tutti coloro che vogliono salpare sono pregati di recarsi al piccolo polo a spiaggia lucente. Fine annuncio. Benissimo, fatemi controllare quanto tempo abbiamo ancora. Parecchio, quindi possiamo anche andare nella nave e io vi farò vedere la nave. Ma prima andiamoci a curare i Pokémon naturalmente. Nella speranza naturalmente di trovare un nuovo Pokémon da catturare. Naturalmente nella nave no, ma spero che la nave prima o poi approdi su un'altra terra e speriamo soprattutto di trovare un Pokémon in proprio un'altra terra. Spero della regione di Eldiu, si chiama tipo, ho scoperto che si chiama Eldiu la regione, che al contrario viene Weedle, che è la pagina Facebook appunto. 7 pozioni, ma sì, Pokémon, il resto tutte Pokémon, si sì, viene, va. Olè, non abbiamo più soldi, ma un antidoto c'entra sempre. Ok, abbiamo proprio finito qua. Ok, se ci sono le fune di fuga a quanto pare ci sarà una grotta, quindi mi fa piacere sta cosa, perché più cose ci sono e più bella diventa la demo, anche se naturalmente non posso mettere un monte di cose perché sennò spoilerebbero troppo. Quindi andiamo avanti verso la spiaggia lucente. Incontriamo un Pokémon che è Swellow. No, Tailo, scusate, l'evoluzione prima. Run, facciamo fuga, sì. Ok, altro Pokémon. Spero di trovare un Pokémon di... No, non l'ho trovato, però speravo di trovare un Pokémon di nuova generazione, perché mi faceva piacere. Ok, metto primo Shulong, che è giù dei livelli. Ok, visto in tutta la palestra non l'abbiamo mai usato, abbiamo praticamente usato sempre Elekid. È un po' Sparkle, ma non è salito Sparkle, quindi... Però... Shulong è giù di livelli, quindi è arrivato il momento di Shulong. Parliamo col capitano. Stavo per salpare, vuoi salire sulla nave? Sì. Bene, fammi solo controllare il tuo biglietto. Cosa? Non hai un biglietto? Allora mi dispiace, ma non puoi salire. E che foglio? Ah. Aspettate, mi sta arrivando! Eccomi, capitano. Ma Dade, che piacere vederti. Sapevo che saresti arrivato prima o poi. Ehi, ma tu sei matti. Me l'ha detto Ezio che ci saresti stato anche tu su questa nave. Cosa? Il capitano non vuole farti salire a bordo perché non hai il biglietto. Capitano, faccio subito salire a bordo anche matti. Ma Dade, non posso farlo salire senza biglietto. Netto Bezzoni, è un ordine di Ezio e i suoi ordini non si discutono. Va bene, salite pure. Vieni, matti. Ok, saliamo su questa nave che è più piccola nave del ponte. Bene Matti, questa è la HMS Victory che ci porterà direttamente a Ponentopoli. A Ponentopoli? Ho detto bene? Io ho alcune cose da fare. Tu sentiti pure libero di farti un giro, quando saremo arrivati ti avviseranno con un annuncio. Ponentopoli non è la città unima. Ok, esploriamo sta bellissima nave. La musica ci ricorda tanto la MN Anna. Ok, ci dà un venditore ambulante, c'ha anche le Mega Ball, però ho finito i soldi praticamente. Ho finito tutti i soldi. Chissà se qui c'è un allenatore, degli allenatori. Ok, questa porta è chiusa. Qui ci sono dei letti, penso, per riposare. No, ok, l'ho appena volata la squadra, ragazzi.
questo o la moto? Siccome ti stai chiedendo come ho fatto a imbarcarmi la mia moto, cavolo. Non lo so nemmeno io. Ah, si va benissimo, si va. A posto, questo è il serio su una nave con la moto senza neanche sapere come. È proprio buono questo affè. Mi fa piacere. Non vedo l'ora di attaccare, voglio esplorare il mondo intero. Ma io ho visto che si attacca a Ponentopoli. Per questo mi fa piacere. Ok, la chiesa è chiusa. Esploriamo il piano di sotto di qua, ho visto. Ok, abbiamo gli chef. Ho letto sto discorso. Ma gli ero perché dobbiamo passare tutto il tempo a cucinare quando in realtà sulla nave ci sono solo 4 gatti. E c'ha ragione. Ho premuto per sbaglio X. Come? Il risotto allo scoglio è fantastico, non credi anche tu? Sì. Anche tu sei un amante di risotto, tieni, prendilo pure un po'. Ok, risotto allo scoglios. Che c'ha il risotto allo scoglios? Ok, risotto allo scoglio 50 PS, perfetto. Risotto allo scoglio fantastico. No, non l'hanno messo, di solito nella nostra nave Maria, cioè nella MN Maria, Anna, scusate, Anna. No, Maria, non me lo ricordo. Dentro i cestini c'è qualcosa. Qui no. Ok, mi sa che per proseguire la storia dobbiamo andare al piano di sopra. Questa puntata forse durerà un po' più del solito, ma chi se ne frega, sapete. Anzi, quanto sta durando? Sta durando 16 minuti e 16? 16 minuti e 52, basta. Pensavo di più. E tu chi saresti? Oh, quindi sei un matti, non credevo fossi così giovane. Vada le ciance, vedo che anche tu stai andando dal capitano. Potresti dargli questo? Digli che è da parte di Hob. Ok, funzione segreta, che è quella che io mi ricordo ai tempi di... Anzi, nella Nazo Caponon Platino. Ce l'ha appena data Camilla per far sgomberare gli Psyduck. Lo vedete tra due punte, cioè nella prossima puntata poi un platino. Che bene sì, lo vedrete perché libereremo gli Psyduck. Non perdetevi la prossima puntata poi un platino. Parliamo al capitano. Ma hai detto poco incompetente, quel risotto faceva faceva veramente pena. Ok, lo butto subito. che spavento. Matti, proprio te cercavo, devo dirti una cosa di vitale importanza. Capitano, capitano! Che succede marinaio? Cos'è tutta questa fetta? Capitano, abbiamo subito un violento attacco da parte di alcuni Sharpedo. Abbiamo riscontrato ingenti danni al motore, non so ancora per quanto tempo la nave possa... Matti, fai attenzione! Ah! La HSM Victory subì dei danni molto gravi che la portarono a schiantarsi contro un muro roccioso. Nonostante tutto però una forza misteriosa attasse in salvo Matti, che si trovò da solo su un'isola deserta. Del resto dell'equipaggio nessuno più notizie. E là là. Dove mi trovo? Ganzissimo, un'isola desertissima. Ok, questo è il self chance, però non ho soldi. Ok, questo serve ai Primal, ma costa 100 poi dollari. O 1000 poi dollari, mi sembra 100 però. No, 1000. Ha un costo naturalmente, e sia un self chance, è una bellissima novità. Vediamo che cosa si può incontrare. Ullala, un nuovo qua, Nunville, Primal... Mai visto, siamo una suora. Vabbè, Paimon una suora, benissimo. Ok, facciamo Paimon direttamente perché non voglio Shulong la mandi a Pao. AB, non poteva mai funzionare perché ha full vita. E vabbè. Ragazzi, il metodo AB è più forte di tutti, però è a full vita, ragazzi. Non è che ci posso fare niente. Vorrei magari atturarlo subito. Bolla. Vediamo se non muore, grazie. Ok, non gli fa niente praticamente. Non voglio fare morso perché è super efficace. Credo almeno, perché penso sia un po' a tipo spettro. Almeno voglio credere. Ok, Critical Hit. Per la legge più Pokémon raro e più Critical si fanno. Un'altra colpa e poi provo la Pokéball, ragazzi. Non ti colpire da solo Shulong. Grande Shulong, ragazzi. Ok, provo la Pokéball. Oh là là, Critical Hit. Che
Critialit anche suo Poebol, ABBABB. Il metodo AB, ragazzi, colpisce ancora. Ok, questo però me lo metto in squadra perché mi non vince. Nunville, Fata Pokémon, Folletto Spettro. Un piccolo Pokémon dall'aspetto calmo e sereno. Quando viene evitato però scatena mostruose maledizioni contro i nemici, spaventandoli a vita. Ok, Nunville, nuovo Pokémon. Vediamo le mosse, tipo Folletto Spettro, ottimo. Il Palmon suora. Naturalmente dall'isola perduta, natura Bolt, mosse, sgomento, venda di fata, dispetto e storia di raggio. Ma io direi di lasciare Shulong. Ma soprattutto ci rivediamo nella prossima parte di Pokémon Xenoverse, dove non so, andremo avanti. Che cavolo era? Vabbè, comunque andremo avanti verso la storia. Penso finiremo qui la storia, appunto, e poi vabbè, vedete, quindi da Matthew 01 è tutto. Io vi do appuntamento alla prossima parte.